Vengo ai 5 punti del programma: il federalismo fiscale, la riforma tributaria, la riforma della giustizia, la sicurezza dei cittadini e l'immigrazione e infine, da ultimo ma non certo in ordine di importanza, il piano per il Sud. Sul federalismo fiscale. Il federalismo fiscale è stato votato nel suo percorso parlamentare non solo dalla maggioranza ma anche da quasi tutte le forze di opposizione e non prevede la benché minima ipotesi di divaricazione tra nord e sud d'Italia. È vero semmai il contrario, perché il federalismo rigoroso e solidale a regime sarà la cerniera unificante del Paese e un vantaggio per tutte le aree dell'Italia, soprattutto per il Mezzogiorno. L'obiettivo della maggioranza di governo è ridurre la pressione fiscale e disboscare la grande giungla di un sistema fiscale che è praticamente rimasto invariato nelle sue parti fondamentali fin dalla riforma dei primi anni 70. La riforma della giustizia è una priorità per il Paese. Il nostro intendimento è quello di attuare una riforma complessiva della giustizia, sia civile che penale, con l'obiettivo di rendere più efficiente il servizio ai cittadini ed effettivo l'articolo 111 della Costituzione, affinché nel processo sia assicurata la parità tra accusa e difesa, per una maggiore tutela delle vittime e per una maggiore garanzia degli indagati. È all'esame del Parlamento la legge a tutela delle alte cariche dello Stato. La stessa Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto che il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono alle alte cariche dello Stato costituisce un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Il Governo presenterà a breve un piano straordinario per lo smaltimento delle cause civili pendenti e a ciò si aggiungerà l'attuazione della delega in tema di semplificazione dei riti del processo civile, la riforma della magistratura onoraria e la riforma delle professioni. Sicurezza. Con il pacchetto sicurezza il governo italiano si è dotato della normativa antimafia più efficace al mondo per contrastare gli interessi economici della criminalità organizzata. Intendiamo continuare questa lotta senza tregua alla criminalità organizzata anche destinando al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e alle Forze dell'Ordine una parte delle somme del Fondo Unico di Giustizia derivanti dal sequestro dei beni alla mafia. Mezzogiorno. Il Sud ha bisogno di regole, di rispetto delle regole e di un'adeguata dotazione di infrastrutture materiali e immateriali. Nei prossimi 3 anni saranno investite nel Mezzogiorno le risorse per circa 21 miliardi di euro. Questi 5 punti, dunque, non sono un elenco di riforme tra loro disgiunte. Sono i capisaldi di un'unica strategia paese, il cui fine è quello di rafforzare le nostre istituzioni, la nostra economia, il nostro territorio, il nostro tessuto sociale, in modo che l'Italia esca da questa crisi mondiale più competitiva e pronta a vincere la sfida della nuova globalizzazione. Oggi siamo di fronte a un passaggio delicato della vita politica italiana, le cui sorti sono affidate al senso di responsabilità di tutti e di ciascuno. Sono affidate alla capacità della politica di mettere in primo piano il bene comune e l'interesse nazionale. Onorevoli colleghi, oggi voglio rivolgermi non solo alla maggioranza, ma all'intero Parlamento, al di là di ogni schieramento. Spero che le mie parole siano meditate da ciascuno di voi e in particolare rivolgo un appello a tutti i moderati e a tutti i riformatori, a quelli che condividono i valori liberali e democratici e a quelli che hanno la stessa visione della libertà, della patria, della persona, della famiglia, dell'economia e del lavoro. È un invito che rivolgo anche alle forze più responsabili dell'opposizione affinché valutino il nostro programma riformatore senza pregiudizi, avendo come obiettivo il bene di tutti i cittadini.